cosa più importante che bisogna imparare a fare, o meglio a non fare, per migliorare le relazioni con gli altri, a maggior ragione per migliorare una relazione di aiuto, proprio riuscire a non giudicare continuamente gli altri, gli estranei, i familiari, gli amici, i clienti, un colloquio. Guardate, anche c'è riuscire a non giudicare continuamente se stessi. Questo atteggiamento di non giudizio è la cosa forse più importante che si può cercare di fare per migliorare la propria situazione relazionale, ma anche la qualità della vita, il rapporto con noi stessi. Perché molto spesso, guardate, la cosa più importante, la cosa che non va, molto spesso è proprio il rapporto con noi stessi, al di là delle situazioni sfavorevoli intorno, eccetera, eccetera, degli altri, e che ci sono anche, le condizioni intorno. Molto spesso i problemi sono dentro, nel rapporto con noi stessi, nel fatto che abbiamo la tendenza non solo a giudicare continuamente gli altri, ma a volte abbiamo la tendenza a giudicare continuamente noi stessi, quindi ci giudichiamo giù. Ma riuscire a non giudicare non è facile. Come dicevo, è fondamentale nel caso di un gruppo di incontro, quello dell'altra volta, stabilire quel clima, perché altrimenti non si stabilisce il clima giusto. Ma è importante anche in ogni relazione significativa. Quando vogliamo stabilire una relazione significativa con un partner, con un figlio, con gli altri in generale, questa capacità di non giudicare subito gli altri e non giudicare subito noi stessi. Ripeto, non è facile, come potremmo dire, è facile, ma poi metterlo in pratica non è affatto facile, perché giudicare se stessi e gli altri è una delle cose che noi apprendiamo più precocemente nella vita. Lo apprendiamo subito, lo apprendiamo fin da piccoli, perché fin da piccoli veniamo giudicati da chi ci ama di più e via via poi da chi incontriamo nelle nostre relazioni. E quanto più noi siamo stati giudicati, soprattutto noi ci ama di più, e tanto più apprendiamo questo atteggiamento giudicante, e non riusciamo a liberarci, anche se ci danneggia, e ci l'autogiudizio, oltre che giudicare gli altri, l'autogiudizio soprattutto. Non la dimenticheremo mai più questa attitudine. Ma guardate, è vero che non si dimentica più, non si può dismettere completamente, ma se saremo tenaci, presenti, diciamo, per un certo percorso di crescita, si riescono a superare certe, a modificare certi atteggiamenti sfavorevoli che ci danneggiano. Se saremo presenti a noi stessi, più consapevoli, un percorso di crescita proprio finalizzato a questo, perché cioè, i gruppi di incontri, i colloqui di campo hanno questo obiettivo. Non riusciremo a dismetterla completamente, ma riusciremo quantomeno a controllarla, ad attenuarla, questa tendenza. Cominciamo a vedere qual è l'origine di questa cosa, per smontare il meccanismo a migliorare, quindi stare meglio. Quando noi pensiamo male o bene di un altro, noi ci restringiamo in una ideologia proiettiva, facciamo altro che proiettare al di fuori un giudizio che abbiamo dentro. E questo fatto di giudicare gli altri non ci fa avere dei buoni rapporti. Cioè, partiamo dal preconcetto, no? Vediamo buono, cattivo, quanto vale, quanto non vale, quasi, no?
questo giudizio immediato sull'altro non ci fa vedere buoni rapporti, perché non accettiamo, come sapete bene che questo è l'aspetto fondamentale per instaurare dei buoni rapporti. Non solo, ma questo fatto di giudicare ci lascia intravedere solo una parzialissima prospettiva di chi abbiamo di fronte. Cioè non lo conosciamo veramente, completamente. Perché subito lo giudichiamo, non gli diamo neanche magari il tempo di farsi conoscere, noi gli incaselliamo subito, preconcetti. Non lo conosceremo mai e non instaureremo mai un rapporto profondo, completo, perché non lo conosciamo. Quindi ecco perché dicevo prima, questa tendenza a giudicare ci impedisce anche di costruire delle relazioni significative con gli altri, anche con i familiari. Guardate, succede questo, non solo con gli estranei, anzi forse soprattutto con i familiari, ma non solo, anche con noi stessi succede questo giudizio. Quello che abbiamo chiamato giudice interiore, c'è la tendenza a giudicarci. Ora, dicevo, quando giudichiamo, noi perdiamo il nostro tempo, noi ci facciamo assorbire tutta l'energia. Perdiamo tempo quando giudichiamo gli altri, perdiamo anche i contributi che l'altro può darci nella relazione. E così ci perdiamo la vita. È fatta di relazioni, ci chiudiamo in un giudizio, autogiudizio e giudizio per gli altri, e le relazioni non sono buone, no? Che ne pensate? Cioè, magari non ci arrabbiamo perché l'altro non può darci ciò che vorremmo, ci addoloriamo per le delusioni, per le inutili che il mondo ci riserva. Continuiamo magari a non vedere chi è l'altro, cioè si tende a scaricare, a giudicare gli altri, tutto l'esterno, tutta la colpa magari proprio dalla propria insoddisfazione agli altri, ma senza riuscire a capire che molto spesso è soltanto una proiezione all'esterno di un conflitto che noi abbiamo all'interno.